Non creavamo la superiorità numerica, capito? Quando ne fai una seconda quello che ci stiamo avvicinando. L'uomo più atteso della giornata, una dichiarazione, lei che è stato dirigente dell'orario, non lo è più, cosa ci dice? Riguardo la partita di oggi, certo. Abbiamo sicuramente non meritato di vincere, abbiamo perso perché l'altra squadra prima in classifica, sicuramente ha vinto la partita al primo tempo. Secondo tempo l'abbiamo fatta alla pari, non abbiamo avuto non la spinta massima per poter recuperare il tutto. Grazie, grazie. Interrompiamo la discussione tra il mister e il nostro caro Antonello, il nostro rappresentante del Gocce. Ti piace la definizione di rappresentante, non è di commercio, è come Bastiano. Mi piace, diciamo che siamo... Con gli occhiali scuri che dicono tutto. No, dicono tutto, dicono un po' di delusione, però ancora il campionato, ci mancano 4 giornate. Sono aspettiamo, aspettiamo. Certo. Comunque in qualsiasi caso i ragazzi stanno con. Certo. Eccoci qui con Giampaolo che ci invita. E tu? Di dove è il vino? Vogliamo sapere la provenienza del vino. E sparlato. E tana che me la sa alzare, va. Non è sparlato. Grazie. Eccoci qua, il portiere che dice che hanno fatto solo 2 tiri in porta. Te prego. Ma scusi, in che campo era lei? Quello della CSI. Il campo della PlayStation. Cazzo c'entra la PlayStation? E non ci crede che non ha fatto 89 reti. Un bel credente che ha fatto 89 reti pure forti. Ma ecco il migliore in campo, eccolo qua. Oggi si è visto veramente il suo valore. No, fate espresso, fate espresso. Può darsi, che ne sai? Che ne sai? Vediamo. Oh. Questa bomba da Giampaolo. Ma è vero? Sono fatta voi con la polizia. Grazie, ringraziamo il nostro segretario. Era perfetta. Segretario talebano, ricordiamo. Fammi un primo piano. Disculpa, lui il cellulare era un po' le scatole. Cambio le scarpe. Piano. Questo è stato messo in fascia protetta, ricordiamo. Beh, Busto, cosa ci dici? Bella partita. Abbiamo passato la battaglia, non la guerra. Vero. Cosa dici? Beh, vai, la stampa. Ale! Vediamo invece qua un napoletano. Allora, vada! Oh! Tu con me, il napoletano. E ci sta riccando. Ragazzi, questa cosa è il Poccio Cavada. Più che Poccio, poco, poco Cavada. Vedo. Questa sta salvevina. Il presidente sullo sfondo. Catch sullo sfondo. Bello, il rutto in diretta mi piace. Saluto. Notare che lui è un boy scout che rutta. Ma quando mai un boy scout rutta? Facciamo anche pubblicità occulta. Coca-Cola. Ma vediamo qua con la lingua fuori Valerio. E allora Valerio, cosa stai bevendo? Coca-Cola, miracolosamente. Non mi c'è altra cosa. È corretta con te. Tutta la famiglia a seguito, Vale, contento sei? A Cambone. Contentissimo. Anche oggi la spalla, tu giochi anche condizioni meno male, come si per la squadra prima. Tu sei un esempio. Vuole un pezzo di formaggio, glielo porti. Poi cerca di moderare i termini. Dai, tu. Sei solo casumazzo, non puoi. Era buono, vai porta. E qua un riflessivo Luca Blundo. Cosa si dice lui? Di lui? Dici lui che non è una forza. Allora lui. Un giudizio sul risultato finale, giusto? Per quello che si è visto, sì. Cioè, forse il pareggio ce lo meritavamo, ma non un cazzo giusto che c'era l'arbitro di Oristano cagando la Vabbè, l'arbitro è uno stronzone. Parliamo, usiamo, diciamo che non era che non è stato in forma. Una merda, vabbè. Arriviamo. Comunque da Manchester a Oristano. Il bomba come al solito. Fa le corna, speriamo che non gli mettano le corna. Da Manchester Oristano. Passando per Londra. Non si va lontano. Non si va lontano. Vabbè, dai, dai. Alla prossima allora. Ciao. Ciao. Che bello!
un uomo, un liscio, eccolo qua. Beh, Salvatore, grande rientro con gli allievi. Cosa ti è sembrato? Che cosa? La partita di oggi. Da quando è che non giocavi con noi? Dallo Santa Aurora. Da dicembre con Santa Aurora. Non vi lo giungo. Boh, basta. L'abbiamo beccato. Ma come sempre l'abbiamo beccato. Ma lei mangia sempre, cioè non si può. Vieni a farmi l'intervista, va bene. Aspetta anche tu. Mangia prima. Ma con la dieta, Sandra, sono a dieta, eh. A dieta, Roe. Ma che... Non mi dice risposta. Il tiramisù, che tiramisù il capitano. Capitano. Non si può mangiare. Come non si può mangiare? Tanto tu, tanto tu non giochi. Una dichiarazione del nostro dirigente babbo, tifoso, tutto. Michele, allora. Faccio le domande. Una dichiarazione, un giudizio sul risultato di questa giornata. Ultima, stiamo mangiando benissimo. Terzo tempo siamo sempre i primi. Abbiamo una fame, una sete. Se non vi possiamo raccontare, a chi non lo vive. Com'è il tiramisù? Allora, ok. Cosa ci dici? Tu che segui solitamente i giovanissimi. Partita difficile. Partita difficile. Abbiamo preso un po' sotto gamba all'inizio. Ci siamo fatti prendere la voglia di essere i primi. Speriamo di non essere eterni secondi. C'è stata una bella reazione nel secondo tempo. Peccato, è andata così. Ci possiamo rifare nelle prossime settimane. Dai. L'importante è che è lo spirito, vero? Lo spirito che abbiano capito che si deve giocare. Dai, aiò! Ottimo, appetito! Ciao!